Ragazzi, che figata, mamma mia, non ho parole, è una figata totale, totale. Buon video. Ok, ore 9:20 del mattino, sono in coda in tangenziale perché oggi stiamo andando a fare l'unboxing più grande di sempre e quindi quando arriviamo lo vedrete. Tanta roba ragazzi, tanta roba oggi. Unboxing enormi. E stiamo salutando. Ciao BMW, siamo stati bene. Però è ora di passare a qualcosa di più grosso. Ed eccoci qua signori, vi presento l'acquisto. Vi dice qualcosa questo? Eh? Qualcosa questo? Tesla Model 3. Primi chilometri, vediamo come va. Si guida nel più assoluto silenzio, il display è un po' strano perché ti fa un po' distrarre, però devo dire che l'esperienza è pazzesca, silenziosissima, è tanta roba ragazzi, tanta roba, veramente tanta roba. Ragazzi, cosa dirvi? Un viaggio veramente molto rilassante, la macchina si guida bene, dietro vi dico già che non si vede assolutamente nulla, la visibilità posteriore è pessima. Tanto che spesso e volentieri sto guardando il radar per guidare, il radar è questo qua, e sinceramente parlando, sì, dietro si vede veramente poco, però da guidare ragazzi è uno spettacolo assoluto, eh. Adesso appena arrivo vi faccio tutte le statistiche e vi dico le prime impressioni di guida, però per adesso è una figata totale, silenzio assoluto, ho provato a schiacciare un paio di volte, c'è uno spunto della Madonna, anche se è il monomotore, ma viaggia bene. Adesso il primo vero fil rouge, ho preso bene le misure del box, ci sto dentro, ho cannato le misure, sono cazzi, vedremo. Parcheggiare è stata un'impresa perché come vedete l'imboccatura è appena appena al pelo, è molto stretto, però mezz'ora per parcheggiare, però che figata è, mamma che figata, è veramente una figata. Sensore ti dice quanti centimetri mancano all'arrivo del muro, quindi è una roba di una precisione millimetrica, ti dice stop quando devi, proprio quando sei lì al pelo, è veramente una figata. Il parcheggio è una roba un po' indaginosa, dovrò studiare bene dove mettere la colonnina di ricarica perché effettivamente devo stare attento agli ingombri, però è una macchina meravigliosa, cioè. Ragazzi, è meravigliosa, meravigliosa, bellissima. Poi il tetto in vetro che ti dà quell'aria, sembra di stare su una decappottabile, no, no, stupenda, stupenda. Allora, vi faccio vedere due statistiche di viaggio. Allora, vediamo, vediamo. Questa qua è la parte multimediale, queste sono le telecamere, qua ci sono i tergicristalli, energia. Allora, consumo. Media di 133 wattora. L'ultimo viaggio che ho fatto, eccolo qua. Sono partito dal 75-76%, sono arrivato al 65% facendo, vediamo un po', 43 km 2, viaggiando assolutamente in souplesse, nel senso che ho viaggiato a 70 all'ora, 80 all'ora, sono andato piano perché devo un attimo impratichirmi, zero autopilot perché non devo studiarlo prima. Però ragazzi, quando vedo 240 km sul contachilo, sulla carica rimanente, quando prima ne facevo 120, insomma tanta roba. E poi tutto sto tablettone adesso mi tocca studiarlo, disastro. Va bene ragazzi, primo giro è andato, adesso mi tocca menarmi con qualcuno a casa che non lo sa ancora, però tanta roba sta Tesla, tanta roba. Ore 6:45 del mattino, primi chilometri con la Tesla. Ragazzi, presto. Però non c'è nessuno in giro, meglio. Insomma, proviamo lo spunto, proviamo l'accelerazione e ho resettato tutti quanti i parametri, così vediamo quanto consumiamo nella nostra prima giornata standard con la nuova Model 3. Gran bel mezzo, ragazzi. Pensavo di non riuscire a entrare in box, invece no, si entra agevolmente. Parcheggiarla dentro il box è un po' difficile perché ho pochissimo spazio, però tutto sommato con gli sensori e le telecamere l'operazione risulta agevole, no, però insomma ci vuole un po' per evitare, anche perché all'inizio c'è sempre una fifa bestiale di rigarla, però devo dire che già quello è molto molto figo. La macchina è molto bassa, molto settata per terra, ho già preso una buca e mi sembrava di averla presa io, e l'altra fregatura tra virgolette è che la rampa del box è sotto un filino tocco, quindi devo stare attento a quando entro ed esco dalla rampa del box, che è un angolo che teoricamente dovrebbe essere standard, però così non è,
sotto ho già toccato un attimino, questa cosa già mi infastidisce parecchio. Si parte per andare nello studio di Cislago, saranno una quarantina, cinquantina di chilometri, vediamo come si comporta. Nel un tratto misto faremo un pezzo di tangenziale e poi faremo un pezzo di provinciali in mezzo ai campi. Silenzio assoluto, l'audio sente bene, bisogna pompare un po' in bassi perché questo qua non è un allestimento premium, quindi non c'è il subwoofer, però devo dire che si sente veramente molto bene, anche complice il fatto che c'è un silenzio favoloso in macchina, quindi alla fine si sente soltanto il rotolare dei pneumatici, che tra l'altro è anche molto fastidioso. Pensate, la macchina veramente va da sola, e va da sola, va proprio da sola, legge la strada, legge addirittura i catari frangenti del jersey come dei birilli, pensate voi, fa una rappresentazione grafica perfetta di quello che si vede in strada ed fa un po' impressione, perché ti sembra sempre che la macchina perda il controllo, in realtà sta andando dritta e sta andando giusta. È una roba veramente un po' particolare. Bisogna starci attenti, perché se imposti la velocità di crociera, di navigazione con troppo forte, rischi che questa prenda parte, però in realtà vedendo la macchina davanti rallenta, e quindi è una sorta di intelligenza artificiale che regola comunque la distanza e la velocità. Che roba strana, ragazzi, una roba stranissima. Ogni tanto la macchina avvisa di toccare il volante e dargli una leggera sterzata per vedere se il conducente ancora sta lavorando, ma vi assicuro che è una cosa impressionante, sta seguendo la curva perfettamente, tiene a distanza le macchine e tiene a distanza la macchina davanti, si può regolare addirittura la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede in modo che lei rallenti vedendo il veicolo magari rallentare. È una cosa che fa un po' impressione, soprattutto in questo momento che c'è un po' di traffico in giro, c'è un po' di macchine vicine, ma lei segue la strada tranquillamente senza nessun problema, e se dovesse cambiare corsia basterebbe mettere la freccia e in automatico la freccia fa sì che la macchina capisca che tu vuoi cambiare corsia e in automatico la macchina va. In questo momento c'è stato un rallentamento davanti, la macchina ha registrato l'allentamento, e siccome io ho impostato una velocità molto, una distanza molto rapida, molto ampia tra me e la macchina che mi precede, in modo da frenare in tutta sicurezza, perché appunto è la prima volta che lo uso, ragazzi, è impressionante, cioè sta andando da sola. Io ogni tanto tocco solo il volante perché lei vuole che io lo tocchi per sentire che sei tutto a posto. Mamma che esperienza di guida, ragazzi, è una roba veramente, ma davvero un salto nel futuro, eh. È una cosa incredibile. Io una l'autopilot inteso così non l'avevo mica capito, è strano, è tanto strano, e sono iperteso perché comunque sia, comunque c'è traffico, quindi non vorrei che ci fossero problemi, insomma. Lei invece tranquillamente va avanti per i fatti suoi, come se non lo fosse, mantenendo la velocità costante. La velocità la si regola con la rotellina. In questo momento è successa una cosa fantastica, perché c'è un rallentamento causato da dei lavori e l'autosterzatura si è autodisinserita. Incredibile, veramente incredibile. Ragazzi, è successa un'altra cosa interessante, cioè, in altre parole, siccome ho ignorato l'indicazione a tenere lo sterzo, le mani sullo sterzo, la macchina si rifiuta di farmi ripartire con l'autopilot. È incredibile sta cosa, ma non ci potete credere, ma è così. Cioè, mi ha punito perché non sono stato bravo a tenere le mani sul volante e a utilizzarle. È un casino, però è una macchina rancorosa, perché te mi ha detto tu non fai il bravo, come non fai quello che io ti dico, e io ti punisco, e mi ha punito. Infatti non sta più andando l'autopilot, cioè mi dice che per il resto della guida, fino a quando non mi fermo, non potrò utilizzare l'autopilot. Mamma mia come sono rigidi sti americani, tutto lineare. La prima, il radar sulla destra dà un po' di fastidio, perché ogni tanto io con la coda dell'occhio vedo passare della roba, mi sembra che ci stia arrivando qualcosa addosso, in realtà è il radar che mi dice guarda che c'è qualcuno dietro e quant'altro. Questa è la prima cosa che non mi fa impazzire, cioè nel senso che mi distrae molto, ma probabilmente perché devo farci ancora l'occhio. La seconda cosa invece non è un limite, anzi, ed è questa. Arrivo da una BMW elettrica, bella macchina, molto potente, molto prestante, ma soprattutto con una curva di erogazione molto molto rapida, cioè 0,60 a nastro, e poi dagli 80 a 100 in poi iniziamo un pochino a perdere terreno, perché la macchina è pensata per la città, e quindi a città a 140 all'ora è difficile andarci. Questa è un'accelerazione bruciante tanto quanto quella, forse un filino meno, se proprio, però ancora non l'ho capito bene. Il problema è che quando arrivi a 140, se schiacci, questa ha la stessa accelerazione di quando fa lo 0,60, che vuol dire che da un certo punto di vista è brutale. Io sto tenendo il piede veramente molto molto leggero, e vi posso assicurare che insomma picchia. Oh, Dio santo, già, devo fare così. Ecco, per esempio i teggi cristalli, ragazzi. Oh. Ah no, forse così. Sì, ho trovato.
Non trovavo il tergicristallo, ragazzi. Un disastro. Momento tamarro. Sono a poco più della metà del volume e qua è già discoteca. C'è la portiera, vibra tutta. Giusto per farvi capire quanto è ottimizzata questa macchina, dunque vi faccio le statistiche del viaggio che ho fatto. Vi faccio anche vedere: 41,8 km, 46 minuti di tempo, sono andato piano, non ho fretta. 136 watt-ora chilometro, che sono i consumi che più o meno avevo prima con la BMW, solo che con la BMW avevo una batteria da 18,8 kW, mentre invece qua c'era una da 50. Dal 50% sono passato al 44% di batteria, che vuol dire tanta roba, perché vi faccio vedere, questa è stata la media oraria, la media del consumo. Sono andato abbastanza regolare, ripeto, non avevo molta fretta, quindi ero abbastanza tranquillo, e sui 50 km già fatti più o meno la mia guida è questa qua. Stima complessiva 274 km di autonomia. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che la macchina è molto ottimizzata perché è più leggera della dual motor, pesa 200 kg in meno, quindi paradossalmente, fronte al fatto che non è una 4 ruote motrici ovviamente, però effettivamente consuma meno perché è più leggera, quindi è più ottimizzata. Sono contento perché per le mie esigenze è più che perfetta, e poi da guidare è veramente un piacere. C'erano due o tre cosine che non mi sono piaciute, di cui parleremo poi a fine video, però tutto sommato l'esperienza di guida è un'esperienza pazzesca, silenziosa, velocissima, se schiacci diventa una belva, veramente un gran bel mezzo. Allora, batteria al 41%, ma sono a garbagnate, e quindi, essendo uno sputo dal supercharger di Arese, che è un supercharger V3 tra l'altro, quindi tra i più veloci, andiamo subito a provarlo. Ricarica notturna, siamo al bordo del coprifuoco, speriamo che non mi rompano le balle, però del resto 41% bisogna fare il pieno. Eccoci arrivati al supercharger, signori. Guardate che belli che sono questi supercharger. E si carica. Questi sono quelli, sì, sono sempre tutti uguali, direi. Sì, sono i combo. Si sgancia la pistola, vedete? Si attacca. Blu, comunicano. Verde, inizia a caricare. Ed eccoci qua. Dunque, ci mettiamo in macchina e aspettiamo. 42 kW, ho messo l'80%, qui dice 39%, mezz'oretta per ricaricare. Però sta andando un po' lento. Perché sta un po' lento? Forse perché sta scaldando le batterie, non lo so. Adesso vediamo. Comunque il supercharger è partito, quindi qui dice una mezz'oretta per arrivare all'80% che ho calcolato, ma del resto è giusto così, nel senso che viva Dio. Ho l'opportunità di poter caricare rapidamente invece di metterla in box in macchina, quindi preferisco caricare, insomma, va bene così. E siamo sui 30 kW, pensavo di più perché questo qua è un V3, dovrebbe andare più veloce, a meno che non siano le altre colonnine più veloci di questa, non lo so. Però qui va a 30 kW massimo, non so per quale motivo. Qui sta andando a 24 kWh e di solito questo dovrebbe andare a 170 minimo, per cui c'è qualcosa che non mi torna. Adesso provo a staccare e a vedere di andare in un'altra. Inspiegabilmente, non so per quale motivo, ma carica massimo a 22 kW, mentre invece questo qua è un supercharger V3. Non ho idea perché. Ho la batteria fredda, qui dice mezz'ora di ricarica, mezz'ora è un po' tanto, pensavo di metterci di meno. Adesso provo a guardare nell'app se c'è qualche cosa di strano o se c'è qualche impostazione che io non ho compreso, però viaggia a 21, tra i 21 e 26 kWh di ricarica, mi sembra veramente molto strano. Dunque, la ricarica è durata una mezz'oretta circa, adesso mancano 7 minuti, vi faccio vedere. Niente, la colonnina carica massimo a 22 kW, non c'è verso, nel senso che praticamente vi mostro. 22, 23, 24, non è mai andata oltre i 24, 23 kW, mentre invece questo è un supercharger da circa 250. Non mi chiedete perché non lo so, probabilmente di sera la disattivano, non lo so, non ho idea, forse ci sarà una riduzione o
forse la batteria non era particolarmente riscaldata, perché quando ho impostato che sarei venuto qua al supercharger, in automatico la macchina ha mandato in preriscaldamento la batteria. Ricordo che la batteria è un pochino più calda, carica più velocemente la macchina. Un po' una palla aspettare mezz'ora, io mi aspettavo di fare 10-12 minuti, non di più. Tra l'altro c'era un parcheggio tutto buio, è sera, insomma, non mi sembra proprio un po' postaccio, però vabbè, insomma, abbiamo la modalità sentinella, le telecamere aperte dappertutto, vedo dietro, vedo davanti e speriamo in bene. Detto questo, beh, sarebbe stato stupido non ricaricare invece di caricare a casa. Premesso che la ricarica dal 40% al 80%, come la porterò io, ero al 44 tipo. Mi sta costando, vi faccio vedere, 7,60 euro, perché qui il costo è di 0,39, quindi un filino più alto rispetto ad altri supercharger che ho visto, ma si sa, noi siamo milanesi, quindi bisogna spendere di più, non si capisce perché. Lavoro, guadagno, pago, pretendo, sarà quello. Mettiamo questi 6 minuti, finiamo la ricarica e ce ne andiamo a casa. Se mi fermano perché è passato il coprifuoco, gli faccio vedere che ho appena ricaricato, che ero a secco. Cosa volete che vi dica? Una delle cose che non mi piacciono tanto è che se io schiaccio qua su batteria per vedere quanto in realtà ho quanti chilometri ho a disposizione, devo per forza andare in questo menu e passare da energia a distanza. Siamo sui 298 km, l'80%. Secondo me 330-340 km è l'autonomia di questa macchina, considerando che sul libretto sono 440, quindi come al solito il ciclo WLTP è un ciclo un pochino così, insomma, lo si prende come lo si prende. Sarà un ciclo tipo che vai a 20 all'ora e spegni tutto e praticamente spingi la macchina coi piedi come i Flintstone, però vabbè. Quello è, quello teniamo, ma 380 km per me che provengo da una macchina che ne faceva 120 è assolutamente tanta roba, insomma, tanta roba. Rapido cambio di batteria della videocamera, oggi è giornata di batterie e di ricariche. Abbiamo una ricarica media di 150 km per ora, 21 kW, vabbè, pazienza, amen, niente, riproveremo un'altra volta, tanto ogni settimana sono qua da ste parti, quindi in automatico riproveremo con una carica maggiore. E niente, 8,74 euro, direi che va bene, ragazzi, sto facendo un pieno con 8 euro, cioè, lo vogliamo andare. Calcolati i chilometri che facevo prima col diesel, siamo intorno ai 20 euro per la stessa percorrenza di strada che facevo prima, con però un buon 70-80 euro di gasolio e non inquinando, almeno io non inquinando. Poi tutto il discorso sull'inquinamento generato per produrre le batterie, le centrali, l'energia, quello che vogliamo, però dal mio tubo di scappamento non esce niente, secondo me questo vale la pena, ecco. Ricarica effettuata, mezz'oretta, no, sinceramente non ho capito neanche che è successo, non ve lo so dire. Ha caricato massimo a 22 kW, non so se è perché ho sbagliato io qualcosa a livello di diciamo settaggio della macchina oppure no. Fatto sta che, insomma, adesso me ne torno a casa perché sono anche un po' stanco e niente, ci ho messo mezz'oretta a ricaricare l'80%. Il supercharger è assolutamente comodo, fatto salvo che, insomma, per la batteria il supercharger è comunque sempre uno stress e non conviene mai caricare così, conviene sempre caricare in maniera lenta, però vabbè, una prova andava fatta e l'abbiamo fatta. Bene, si torna a casa, sono veramente stanco. Poi appena arrivo a casa, ultime statistiche sulla giornata di oggi. La giornata è stata bella lunga, ho fatto un po' di strada oggi. Allora, negli ultimi 50 km, oggi ne ho fatti un pochino, il consumo è andato un pochino in su e in giù, come vedete. Ho viaggiato molto in supplesso, nel senso che sono andato proprio piano piano, tranquillo, senza grossi spunti, e ho fatto mediamente tra i 12 e i 15 kWh per 100 km, che è un buon andare. La macchina è molto ottimizzata. Sicuramente se si schiaccia il consumo diventa veramente importante, questo ve lo posso assicurare. Ho fatto due accelerate pesanti per vedere un pochino lo spunto e si è vista la batteria andare giù. Diciamo che ho fatto tutto l'ultimo tratto dal supercharger a casa, ho portato la carica all'80% e sono arrivato a casa dal supercharger di Arese ad Esio al 77%, quindi diciamo che un 3% di batteria per tornare a casa e fare questi 20 km, direi che, insomma, le percorrenze sono buone, considerando che la mia strada attuale, credo che fortunatamente la macchina la caricherò poco.
ho già ordinato la wall box qui, qui a casa, in modo da poter caricare a casa comodamente, perché comunque la ricarica supercharger per la batteria è sempre un shock. Tutte le ricariche veloci, insomma, secondo me le batterie le scassano facilmente, anche se ho visto un sacco di blogger fare delle prove sulla perdita della batteria negli anni, e si è visto che gente che usava tanto il supercharger tutto sommato alla fine perdeva quanta batteria quanto ne perdeva l'utente che carica invece sempre a casa e in maniera lenta. Però insomma, mediamente le batterie se le carichi lente è meglio. E la giornata è stata lunga, quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e niente, alla prossima con altri nuovi spunti sulla nuova mitica Tesla Model 3 Standard Range Plus. Ciao, buonanotte.